Con Michele Pierguidi parliamo di questo impegno nel prossimo weekend, da venerdì a domenica, il torneo Banca di Cambiano, Memorial Varrasi, un torneo che comunque garantisce l'impegno dell'Associazione Firenze per la Pallacanestro e del settore giovanile fiorentino. Sì, è un torneo molto bello, 24 squadre, 60 partite, 400 ragazzi che si daranno battaglia in questi tre giorni in tutti i palazzetti di Firenze, perché ci sono 9 palestre impiegate e poi la bellissima cosa delle finali al Mandela Forum. Credo che sia il modo migliore per ricordare Giuseppe Varrasi, una figura importantissima come dirigente della Pallacanestro Fiorentina, forse la figura più importante insieme a Menichetti dell'Olimpia Firenze, ma Varrasi è quello che ha portato la Serie A, ha portato JJ, ha portato John Ebeling e tantissimi appassionati a riempire i palazzetti. L'augurio è di, nei prossimi anni, di vedere magari una squadra così importante e così bella che possa riappassionare i fiorentini al basket di vertice. Sicuramente i fiorentini sono appassionati al basket giovanile, in questi anni le società hanno lavorato molto bene e noi vogliamo riempire il palazzetto anche per il Memorial Varrasi. Riempirlo col pandino però che romba, no? Perché ormai questa qui, devi darcela la battuta, è pronto ad andare il pandino, no? Sicuramente appena finita la finale del torneo Varrasi il pandino del Q2 sarà pronto, abbiamo già fatto il cambio dell'olio stamane mattina, abbiamo messo la benzina speciale e andremo a Lille a vedere la finale della nazionale, se arriverà in finale.